svegliato anche più strano e scagagnato, come quello Prodi ebbe nel 2006 la sua luna di miele. Devo dire che la luna di miele di questo governo si è aperta nel primo mese con una crisi rispetto all'assessore, continua nel secondo mese, si crescerà anche nel terzo con la crisi rispetto a un altro assessore. Di certo non abbiamo visto quell'attivismo e quel cambio di passo che ci saremmo aspettati dopo le vicende che tutti conosciamo che hanno portato l'elezione municipale. Certo è che, sindaco, quelli che erano gli impegni che lei si è preso nei confronti della città, nei tanti dibattiti che abbiamo avuto modo di fare in maniera democratica e anche rispettosi, se mi passa al termine il corso della campagna elettorale, qui gli impegni nei primi 100 giorni, è vero che non sono in scadenza, ma ormai li mettiamo come archiviati perché nel tempo residuale da qui alla scadenza dei 100 giorni certamente nemmeno andrà, riuscirebbe a soddisfarli. Ancora, lo dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, ha sicuramente la spia rossa dell'emergenza, la spia rossa della riserva. È una città che deve ritrovare la sua funzione, il suo ruolo di capoluogo di regione, deve ritrovare quella spinta propulsiva che possa garantirgli uno sviluppo. Oggi ancora vive essenzialmente sulla ricaduta che gli enti locali e le amministrazioni dello Stato che esistono nel territorio napoletano riescono a distribuire in termini di ricchezza. Manca lo slancio imprenditoriale, certamente lei potrà rispondere. I slanci imprenditoriali non partono dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, ma possono trovare nella Giunta Comunale certamente una spinta. La Giunta Comunale